Benvenuti alla Soffitta di Pippo, dove riscopriamo insieme le icone del cinema di genere e le protagoniste che hanno segnato un'epoca. Oggi ci addentreremo negli elettrizzanti anni 70 per esplorare una rivoluzione che ha cambiato per sempre la società e il nostro modo di vivere la sessualità, la rivoluzione sessuale. Preparatevi a un viaggio tra scandali, libertà e cambiamenti. La rivoluzione sessuale, conosciuta anche come liberazione sessuale, è stata un movimento sociale avvenuto attorno al 1968, principalmente nei paesi occidentali. Ha modificato i tradizionali codici di comportamento relativi alla sessualità e alle relazioni interpersonali. Il cambiamento più importante è stato l'accettazione del sesso al di fuori delle tradizionali relazioni eterosessuali e monogamiche, cioè il matrimonio. Inoltre, si è normalizzato il sesso prematrimoniale, introdotto il divorzio, abrogato il reato di adulterio, legalizzata la contraccezione e la pillola, cambiata la morale riguardo alla nudità pubblica e accettata l'omosessualità e i contenuti per adulti. Anche l'aborto è stato legalizzato. La rivoluzione sessuale è avvenuta dopo la prima ondata femminista, 1900-1960, e ha coinciso con la seconda ondata femminista, 1960-1980. I movimenti giovanili di protesta degli anni 60 e 70 sono stati i promotori principali, mettendo in discussione le istituzioni e valori considerati superati come la verginità e il sesso solo dopo il matrimonio. Le scoperte mediche riguardanti i metodi anticoncezionali e abortivi hanno permesso alle donne di controllare la procreazione, separandola dalla sessualità, recuperando così una sessualità indipendente dalla riproduzione. Negli anni del boom economico, l'Italia ha vissuto profondi cambiamenti strutturali, passando da una società agricola a una industriale. La scolarizzazione di massa, l'inurbamento e la diffusione dei mezzi privati di trasporto hanno offerto ai giovani nuove opportunità per stare insieme e ricavarsi spazi di libertà, favorendo i contatti amorosi prima e fuori dal matrimonio. Le città garantivano maggiore anonimato e veniva meno il controllo sociale esercitato dalla comunità. Il cinema e la televisione sono stati potenti veicoli di questa trasformazione. Film come Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci e Il portiere di notte di Liliana Cavani hanno esplorato temi di sessualità e potere in modo audace e provocatorio. Le nostre amate attrici italiane come Edvige Fenech e Barbara Boucher sono diventate icone di una nuova femminilità libera e sensuale, protagoniste di commedie sexy all'italiana che riflettevano un cambiamento più profondo nella società. Uno dei fattori determinanti della rivoluzione sessuale è stato lo sviluppo della pillola anticoncezionale nel 1960, che ha dato alle donne l'accesso a una contraccezione facile e affidabile. Questo, insieme a un miglioramento dell'ostetricia e alla crescita della generazione del baby boom, ha contribuito a innescare un cambiamento nella società verso atteggiamenti più permissivi e informali. Il movimento femminista ha giocato un ruolo cruciale nella liberazione sessuale, sostenendo il diritto delle donne di scegliere i propri partner sessuali, liberi da interferenze o giudizi esterni. La ricerca del piacere sessuale per le donne è diventata un'ideologia centrale, e testi come The Myth of the Vaginal Orgasm di Anne Coit hanno sfidato le vecchie supposizioni sulla sessualità femminile, ponendo l'accento sull'importanza dell'orgasmo clitorideo. Verso la fine del XX secolo, il sesso esplicito sullo schermo e l'accettazione del nudo sono diventati la norma in molti paesi europei e nordamericani. Anche in Italia, i contenuti per adulti ha iniziato a essere maggiormente tollerata, con film come le commedie sexy all'italiana che mostravano scene di nudo. Questo periodo ha visto anche la diffusione di locali specializzati in spogliarello e lap dance, seguendo il trend delle famose conigliette di Playboy. Tuttavia, la rivoluzione sessuale non è stata priva di critiche. Alcuni studiosi la definiscono un'epoca di edonismo e decadenza morale. Si è discusso anche dell'impatto sulla bassa natalità nei paesi occidentali contemporanei. Nonostante queste critiche, la rivoluzione sessuale ha aperto la strada a una maggiore apertura e tolleranza verso diverse identità sessuali, contribuendo a rompere i vecchi schemi di genere. Gli anni 70 sono stati un decennio di grandi cambiamenti e scoperte, una rivoluzione che ha aperto la strada a un mondo più libero e inclusivo.
Se vi è piaciuto questo viaggio nella rivoluzione sessuale degli anni 70, lasciate un like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo per non perdervi i prossimi episodi. E non dimenticate di suggerire nei commenti quale icona degli anni 70, 80 o 90 vorreste che esplorassimo nella prossima puntata. A presto e che la curiosità vi accompagni sempre. Bye.